Salve a tutti, ecco qua un altro video del candidato maestro Davide De Chantis e vedremo una situazione abbastanza scottante in cui più o meno tutti ci siamo ritrovati almeno una volta, ma probabilmente anche parecchie. Una situazione in cui l'avversario sembra avere una situazione ultra dominante, se non addirittura il matto, in poche mosse. E in posizione in cui spesso ci viene voglia di abbandonare, tuttavia bisogna avere un attimo di sangue freddo. Ricevuto un colpo, spesso siamo storditi e non ci rendiamo esattamente conto di quello che sta succedendo. Possiamo continuare a giocare e trovare una soluzione che rimedi a quello che è successo, quindi mai darsi per vinti troppo presto. E non è tanto questione di dire ok, l'avversario rifarà un errore, basta aspettare quello. Spesso anche una situazione pessima può essere risolta senza errori dell'avversario, perché si trascura in realtà qualcosa che invece c'è e, se usato, neutralizza completamente la tattica dell'avversario. Vediamo quindi di che si tratta. E voilà. Ciao ragazzi. Questa puntata qui la chiameremo Perché abbandonare? Perché abbandonare? Quando è che voi abbandonate? Voi abbandonate quando c'è state per acchiappa matto, giusto? Oppure abbandonate sempre? No, non penso io. Quindi voi abbandonate quando siete certi che in un qualche modo non c'è stato niente da fa. Ecco, questa partita sfata un po', diciamo, questa convinzione, che è un po' una stronzata. Vediamo perché. Allora, la posizione che stiamo vedendo è tratta da una partita del 1985. Beh, modestamente, anno della mia nascita. Ed è stata giocata tra due giocatori russi. Il bianco è un maestro fide, molto forte però, Ho visto anche altre sue partite e gioca almeno come un maestro internazionale. L'altro invece è il favorito, seconda posizione del torneo fino a questa partita, e forte Grandmaster, quindi il titolo più alto, per chi non conoscesse bene i vari livelli degli scacchi, i vari titoli, il titolo più alto, GM, acronimo, l'abbreviativo di Grandmaster. L'ultima mossa è stata fatta dal blu, e il bianco, vedendo la sua colonna G completamente spalancata, anche quella H, vedendo le torri nere più attive rispetto a quelle bianche, pensando che di lì a poco ci sarebbe stato un forte attacco del nero, il bianco gioca donna C3 in C4, cercando di cambiare le regine e quindi togliere pezzi all'eventuale attacco del nero. Il nero gioca donna H3. Donna H3, minacciando torre H5, ma ancora prima donna G2 matto. Questo è quanto. Buona sarebbe stata anche donna per E5, riprendendosi il pedone e poi continuando l'attacco con torre C G8 e torre in H5. Torniamo a noi. Donna H3. Come può parare questa minaccia il bianco? Allora, viene subito da pensare che questa torre, ben piazzata, che difende la seconda traversa, debba essere, come dire, attivata spostando il cavallo. In realtà è molto sbagliato, perché se noi spostiamo il cavallo, ad esempio giocando cavallo in B3, ci rendiamo conto che becchiamo matto in un altro modo, non più in G2 ma in F3. Donna per F3, scacco, torre in G2 e donna per G2 matto. Chiaro? Perché questo? Perché il cavallo difende l'importante pedone F3 impresa dalla donna nera, quindi non può essere spostato. Dobbiamo allora proteggere la casa G2, un altro pezzo. Il maestro fide giocò donna F1, giusta, giusta. D5,
difende questa casa, attacca la donna nera e per ora sventa ogni eventuale attacco del nero. Per ora. Che fa il nero? Qui la mossa più forte sarebbe stata donna in H5 o anche donna in H4 con torre H5 e torre G8, continuando l'attacco che sembra essere davvero molto 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 forte. Ad esempio, donna in H5 minacciando ora, non so, facciamo fare una mossa al bianco, cavallo B3, minacciando alfiere in H3, donna F2 e il raddoppio delle torri, con la successiva fiere G2 scacco e un attacco tremendo. Oppure, giocandola anche subito, alfiere in G2, è forzata donna per G2 perché re in G1 sarebbe ancora peggio. Ad esempio, re G1, donna in H3, e adesso c'è la minaccia alfiere per F3 e torre scacco. Mortale. In questa posizione il nero però se non gioca la migliore mossa, nonostante tutto sia un gran maestro, fa un'altra mossa. Ma come, signor maestro David, ma ci hai detto che questo è Grandmaster, il giocatore leggendario, si va trasformando, diventa biondo, combatte contro tutti senza paura, il titolo più alto negli scacchi, e poi sbaglia mossa? È anche semplice, e sbaglia mossa, non è sbaglia mossa, ne fa un'altra. E quale mossa fa secondo voi qui? Believable or not, quindi credibile o no, il Grandmaster gioca donna per H2, sacrificio di donna, roba da svenire. Certo che il bianco, avendo una donna davanti al proprio re, non deve essersi sentito molto bene, sapendo poi che è stato un sacrificio, quindi si presuppone che un sacrificio del pezzo più importante sulla scacchiera in qualche modo implichi un matto forzato, un matto certo. In più l'altro è anche Grandmaster, quindi mi dà la donna, è fortissimo, c'ha già un bel attacco. Chiaramente qui la paura è tanta, perché la prima cosa che avremmo pensato tutti è: oh mio Dio, non l'ho vista, e mo c'è chiappo matto. Effettivamente anche a me è venuto da pensare questo qui, vedendo questa partita. Non è così. Il mio collega che porto sempre fedelmente con me in ogni mia analisi, quello che gira con i motori al silicio, mi ha subito fatto notare che non c'è matto. Anzi, non solo non c'è matto, ma il bianco patta. Direte voi, ma come non c'è matto? Ma il bianco patta pure? Già. Bugia. Il bianco vince. Il maestro Fide ha abbandonato pensando che fosse persa, pensando che ci fosse un matto forzato. Non solo non perde, non solo non patta, ma vince pure, e vince anche abbastanza facilmente. Vediamo perché. Forzata chiaramente re per H2, perché non può fare altro. Adesso la minaccia del nero: torre CG8 e torre H5 matto. Chiaro? Le due torri che tolgono ogni possibile via di fuga al re bianco. Diciamo che tolgono al bianco ogni velleità. A questo punto, la variante calcolata sicuramente dal maestro Fide in questa posizione è stata qualsiasi mossa, che mettiamo B per C5, torre in H5, donna che para e torre che mangia, matto, difesa chiaramente dall'alfiere. Contro questa minaccia, nell'analisi non aveva visto niente e quindi aveva concordato, aveva preso per certo, aveva detto: questo c'ha ragione, è matto forzato, ma ha dato anche la donna, questo è anche Grandmaster, e ha abbandonato. In questa posizione
ha abbandonato. Donna per H2 e il bianco resign, abbandona. In realtà abbiamo detto che il bianco vince. Come fa secondo voi a parare l'impellente minaccia di torre CG8 e torre H5 matto? Come fa? Pensateci. Partiamo da re per H2. Come fa ora? Ve lo dico subito come fa. Su torre CG8 il bianco deve eliminare uno dei due pezzi che contribuiscono a dargli matto, o la torre o l'alfiere. Cioè, deve impedire che questa torre, arrivando qui, possa essere protetta dal raggio d'azione dell'alfiere. Perché se no, dopo donna H3, il nero mangia tranquillamente, ok? Oppure deve eliminare o l'alfiere, eliminarlo proprio, o la torre stessa che dà matto. Pensateci bene. Cosa può giocare il bianco qui? Bianco ha E6, interferenza. Intanto, per ora, per non sapere né leggere né scrivere, come si dice qui, su torre H5 c'è donna in F3. Ad esempio, torre in H5, donna H3, scusatemi, non F3, H3. E a questo punto se ne possono giocare tante, ma diciamo che la più ovvia mi sembra torre per donna e re per donna. E il bianco sta con una bella torroncina di vantaggio. E non è neanche Natale. E già sta con una torre, con torroncino. Torniamo indietro, quindi. Il nero mettiamo che prenda questo pedone con alfiere per E6. E ripropone quindi la stessa minaccia. Torre H5. È matto. Adesso però c'è una differenza. Qual è la differenza? Ma quanto chiacchiero. La differenza è che su torre H5 e la tranquillità di poterci andare incomincia a calarsi un velo di dubbio. La domanda da porsi è: possiamo fermare quell'alfiere? No, perché non ce lo possiamo mangiare con nessun pezzo. Possiamo eliminare quella torre? No, perché non ce la possiamo mangiare con nessun pezzo. Possiamo interferire con qualcosa? No, perché il pedone lo abbiamo già dato. Ma scusi, insegnante, ma allora questo pedone che cosa l'abbiamo dato a fare se poi tanto ci acchiappiamo sempre matto? Ve lo spiego subito che cosa l'abbiamo dato a fare. Chiaramente qui ci vuole una certa forza di gioco per vedere questa continuazione, non è semplice. Il pedone lo abbiamo dato perché il pedone stava qui. E un pedone che sta qui interferisce con i pezzi bianchi che devono agire sulla quinta traversa. 1, 2, 3, 4, 5. E quali sono i pezzi bianchi che devono interferire? Sono le torri che devono impedire a quella nera di andare in H5. Quindi ora segue la favolosa sacrificio di torre. Torre per C5. Non ve l'aspettavate, vero? E su B per C5. Cioè torre per C5. Ricontrollando comunque questa casa. Il matto qui non c'è più. Il nero può tentare l'inutile torre G3, chiaramente cercando di recuperare un po' di materiale con torre in H3 scacco, ma chiaramente c'è donna per, alfiere per e re per. Ha straperso comunque, per rimarrebbe con pezzo di svantaggio con il cavallo. E una posizione strapersa. Ma il bianco può semplicemente evitare tutto questo giocando torre H5, difendendo H3, attaccando H7 e chiudendo definitivamente i conti con il giocatore nero. Quindi non date per scontato che un giocatore forte, quando sacrifica qualcosa, abbia sempre ragione. Ma chi lo dice? Dovete pensare, soprattutto quando chiaramente
il sacrificio che lui fa compromette l'intera partita, cioè vi costringe ad abbandonare qualora fosse corretto. Quindi pensateci, e prima di abbandonare, prima di essere certi che abbia fatto la scelta giusta, prima di dargli ragione, quindi pensateci sempre. E non date per scontato che abbia fatto per forza la mossa giusta, perché non sta scritto da nessuna parte. Capito, Kumba? Un saluto da me, David De Chantis, a tutti voi. E, come direbbero a Striscia la Notizia, da qui è tutto, passo e chiudo. Ciao ragazzi!